Sospette storie di ordinaria malasanità, un nuovo caso che desta grande perplessità, un'ischemia cerebrale scambiata per intossicazione alimentare. A denunciare il fatto è il marito della donna 25enne, sposata da quasi 2 anni e madre di un bambino di 1 anno, allo stato attuale semiparalizzata, ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, poi in un'altra struttura sanitaria siciliana, ora sta meglio, ma porterà per sempre le conseguenze sul corpo a causa di ciò che le è accaduto. Ha riportato la paresi di quasi metà del corpo con danneggiamento anche delle funzioni mentali che permettono il movimento degli arti. I familiari hanno denunciato il tutto alla Procura della Repubblica di Agrigento e, come prassi vuole in questi casi, tutta la documentazione medica è stata messa sotto sequestro e si stanno svolgendo le indagini del caso. Il marito della donna racconta di essersi recato al pronto soccorso il 3 luglio scorso, vista le condizioni della donna che accusava un forte mal di testa e rimetteva continuamente. In codice giallo è stata sottoposta alla TAC e ad altri esami, poi i medici hanno deciso di tenerla in osservazione per 15 ore. Uno dei medici, stando al racconto del marito 29enne, avrebbe rassicurato la coppia dicendo che si trattava di un'intossicazione, ma da lì a poco le condizioni della donna sono degenerate. Evidenziale il trasferimento all'ospedale civico di Palermo, dove i medici, sottoponendo la broncoscopia, hanno riscontrato un polmone collassato a causa di un virus. Adesso la donna è fuori pericolo e si trova al Maugeri di Sciacca per la riabilitazione neuromotoria. Il marito, come detto, ha denunciato il caso alla procura, difeso dall'avvocato Raimondo Cipolla. E sempre alla procura della Repubblica di Agrigento si stanno svolgendo le indagini sulla morte di Rosario Sanfilippo, 15 anni, di Campobello di Licata, deceduto sabato sera all'ospedale Umberto I di Enna. Venerdì sera il ragazzo, che soffriva di diabete, si è recato al pronto soccorso del barone lombardo di Canicattì sul consiglio del medico di famiglia. Giunto al pronto soccorso dell'ospedale, le condizioni di salute sono lentamente precipitate sino all'arresto cardiaco. Poi, dopo essere stato intubato, i medici ne hanno disposto il trasferimento all'Umberto I di Enna, dove la sera stessa il giovane 15enne è morto. Adesso le indagini per risalire all'effettivo svolgimento dei fatti. E sempre ieri ha avuto luogo la prima udienza dinanzi il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Ermelinda Marfia, dove Gisella Avanzato, giovane donna di Licata, ha dovuto ripercorrere il dramma vissuto l'11 giugno 2011 per la morte del figlioletto Salvatore Barragato. Il piccino nacque all'ospedale San Giovanni di Dio, ma le cose non andarono nel verso giusto e il neonato morì infatti nel cuore della notte per complicazioni cliniche dovute a malformazioni cardiache e una serie di disabilità. Avventure. Proprio su queste disavventure, la Procura della Repubblica di Agrigento chiese ed ottenne dal giudice Stefano Zammuto il rinvio a giudizio del pediatra, della ginecologa, dell'infermiere al lavoro in quel tragico momento. Ieri l'udienza decisamente intensa, tanto da proseguire anche nel pomeriggio.